credo che abbiamo fatto un passo avanti verso così, la possibilità di dimostrare anche in tempi rapidi quella che è stata la condotta dell'Italia nei confronti di Open Arms, perché avete sentito quella che è la deposizione di Oscar Camps, che avrebbe dovuto dire di essere stato abbandonato con la sua nave. Ebbene, quando Oscar Camps ha ammesso davanti a tutti che effettivamente riceveva da parte della Guardia Costiera continue richieste di disponibilità, continue sollecitazioni a farli sbarcare, era sufficiente attestare condizioni mediche, beh, credo che con quella dichiarazione una parte del processo è finita, perché si è sempre detto che l'Open Arms era assolutamente abbandonata. Ecco, oggi è stato dimostrato che l'Open Arms era al centro dell'attenzione da parte di tutte le autorità, che ha ricevuto più volte delle mail in cui si diceva: se attestate le vostre condizioni di salute scendete subito, delle telefonate in cui i dottori dicevano: siamo pronti a darvi la massima disponibilità, aiuto, soccorso, potete scendere, basta che attestate le vostre condizioni. Forse l'udienza, che in assoluto ha fatto emergere in maniera nitida più delle altre,